Ammonta a 10 milioni di euro il patrimonio personale che i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza, con l'ausilio dei colleghi di Bergamo, Caltanissetta, Milano, Pavia, Pisa e Verona, hanno sequestrato a un uomo condannato per associazione di tipo mafioso, ritenuto appartenente a Cosa Nostra, residente nella nostra provincia. Il decreto di sequestro cautelare finalizzato alla confisca di prevenzione è stato emesso dal Tribunale di Bologna. I beni sequestrati, appartenenti all'uomo e ad alcuni suoi familiari, sono costituiti da un complesso immobiliare di pregio in provincia di Piacenza, dove è collocata anche l'abitazione. La totalità delle quote societarie di tre ditte operanti nel campo dell'edilizia a lui riconducibili, con sede nel Milanese e in Sicilia, 93 immobili e due terreni rientranti nel patrimonio di tali imprese, situati in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, 39 autoveicoli, 5 conti correnti bancari, una polizza curativa sulla vita e le quote di un fondo di investimento. Gli accertamenti condotti dal nucleo informativo del reparto operativo del Comando Provinciale di Piacenza, con il coordinamento della DDA di Bologna, hanno permesso di raccogliere numerosi elementi utili a dimostrare che, secondo i carabinieri, il destinatario della misura di prevenzione patrimoniale e i suoi familiari avevano, nel corso degli anni, accumulato un patrimonio assolutamente sproporzionato rispetto alle loro fonti di reddito.